Nivek Castriot 2016 o 2017, o quel che cazzo è. Quello che succede. Double K. Sa. Sta succedendo tutto all'improvviso, senza nemmeno un cazzo di fottuto preavviso. Ho cominciato a fare questa merda da ben poco, e devo ammettere che sul beat non mi sento fuori luogo. Sì, usciamo tutti i giorni, droga e coma, già sentiamo la nostra testa vuota. Fumiamo un cannone e la testa ci ruota. Facciamo una rapina e scappiamo in Minnesota. Sì, e dopo la rapina andiamo ad una festa, tutti con gioielli e cappelli costosi in testa. Arriviamo in limousine e tutti ci guardano sorpresi, dato che siamo sempre stati dei ragazzi incompresi. Sì, tutti guardano in modo differente, perché non abbiamo mai avuto un cazzo di niente. E invece adesso anelli e collane costose, all'ultimo concerto lanciavano anche le rose. E già, quei ragazzi che parlavano ben poco, che adesso fanno prendere i vostri testi a fuoco. Partiti da un sotterraneo un po' sporco e malandato, ma quando senti il beat sapevo già che avrei spaccato. Che avremmo spaccato, cioè entrambi, a differenza fra degli altri cantanti. Ovviamente sapevo che avrei spaccato, e tranquilli pure i vostri insulti ho ignorato. E adesso che sul beat distruggo proprio tutti, e tutti quelli che mi hanno sfidato sono finiti distrutti. Capisco che sto iniziando a cavarmela da solo, ho cominciato da pochissimo ma già ho preso il volo. Non lo stiamo facendo mica per soldi, ma comunque sia siamo morti e risorti. Quando andiamo ai concerti noi ragazzi di strada, le nostre lingue frattagliano come una spada. E quando scendiamo sotto i palazzi nel quartiere, gli altri ragazzi cominciano a dire le preghiere. E dopo aver scritto pezzi su un pezzo di carta straccia, sai che siamo i migliori e vinciamo sulla traccia. Poi arrivi tu, fra dici che non mi senti, mi sfidi, ti umilio e dopo te ne penti. Poi arriva la DPG, si sente figa sopra il beat, mentre noi spacchiamo il culo pure a Brad Pitt.